Eccoci qua sul pendola per il nostro Everesting. Eccoci qua, la salita numero 26. Il problema è che sinceramente mi sta venendo un po' di mal di schiena e sono solo a metà. Si vola, ragazzi, si vola. Ah, oh, che buono. Oh, Joe, cosa hai fatto sto weekend? Lasciami mandare giù il boccone che adesso ti spiego. Questo weekend mi stavo un po' annoiando e quindi ho deciso di rompere la noia cercando di fare un Everesting. Ciao a tutti, eccoci qua sul pendola. Siamo già alla terza scalata. Qua è uno di quei pezzi dove si spinge i 50 e via andare. Si vola, ragazzi, si vola. State sintonizzati perché sarà una bella giornata. Facciamo così, tra un sorso di caffè e un boccone di muffin mi racconti questa tua esperienza, perché non sei andato distante, no? Mi hai detto che sei stato nel tuo comune? Sì, sì, assolutamente, solo forse un chilometro fuori dal comune, perché l'ho fatto sul pendola, ragazzi. Una salita che è assolutamente non adatta per fare l'Everesting, perché è corta, ma non solo corta, ha poco dislivello, quindi ogni 4 km di salita si guadagnano solamente 200 metri di dislivello. Vuol dire che bisogna farla ben 44 volte. Avete presente? Meglio qua davanti per il caffè. Ma aspetta un attimo, ma questa pazza idea da dove ti è nata? La prima volta ho fatto l'Everesting nel 2018 e poi l'ho fatto anche durante il lockdown, comodamente seduto sulla bici sulla mia terrazza. E poi all'inizio dell'anno... Come seduto sulla tua terrazza? Eh sì, l'ho fatto sull'Alpe du Zwift. Ah, che quindi... con Zwift, quella roba lì che c'erano i ruli, tutte robe smart. Esattamente, io sono un nerd, ragazzi, e quindi assolutamente vado e mi piacciono fare questo genere di cose. E poi all'inizio dell'anno avevo effettivamente fatto una promessa che avrei fatto l'Everesting anche sul pendola, perché avevo fatto una giornata dove avevo praticamente attaccato il pendolo da tutti i versanti, però non mi ero focalizzato sulla salita principale, quindi del pendolo, e quindi ho detto ma perché non farla, e oggi, anzi scusate, questa settimana è arrivato il momento di farla. Ma come l'hai organizzato? Hai fatto tutto da solo? Ti sei gestito da solo? Avevi qualche paura, qualche blocco mentale che tu magari non ce la farò perché c'è questo ostacolo? Come l'hai organizzato, appunto? Beh, allora, questa è una bellissima domanda. Io organizzo le cose non nei minimi dettagli, lascio sempre un po' di spazio alla casualità e a quello che potrebbe succedere nel momento. Sicuramente però quello che ho dovuto organizzare era il cibo e la logistica, quindi ho portato la macchina sotto il pendola, 200 metri da casa mia, forse 300, e lì avevo effettivamente un hub, una sede per il cibo. Allora, innanzitutto pasta, qua potete vedere ho i muffin per chi viene a trovarmi, e poi tutte altre cose come ad esempio Pepsi, Coca-Cola, della biscuits e via dicendo. Non ci si annoia proprio mai qua. E per fermarmi anche a chiacchierare un attimino con le persone che sono venute a trovarmi, e questo era fondamentale, perché infatti ad esempio a metà circa ho avuto una crisi di fame e sono arrivati due miei amici che mi hanno supportato e mi hanno un attimino mangiato insieme a me. Ciao, eccoci qua, ho appena girato, salutato Riccardo ed Elisa che sono venuti a trovarmi e a supportarmi. Infatti ho avuto un piccolo, diciamo, appunto, un momento difficile dove ho dovuto fermarmi a mangiare perché penso che ero corto di energie. Sono avanti, però mi sto un po' trascinando. Io parto con la Coca-Cola, poi avevo anche i muffin da offrire in realtà anche tutte le altre persone, abbiamo mangiato un muffin assieme, sono ripartito e lì effettivamente mi ha galvanizzato questa cosa e mi ha, diciamo, consentito di andare avanti, altrimenti forse avrei abbandonato già a metà. Il problema è che sinceramente mi sta venendo un po' di mal di schiena. Sono solo a metà, quindi adesso vediamo, mangio un po' così mi faccio passare questo languorino, però il problema è che domani devo andare a lavorare, non posso andare a letto alle 4 di notte, quindi vediamo. Però insomma, sicuramente ci sono sempre delle paure quando si fanno questo tipo di avventure, perché 9000 metri di dislivello sono tanti, sono veramente tanti, soprattutto se considerate che ci vogliono 350 km su quella salita. 350 km di su e giù, esatto. Su una salita di 4 km. Qua la salita è corta, 4 km, e ha anche poco dislivello, infatti solo 200 metri, ci vorrà molto tempo, devo contenermi un po' perché in molti punti si può spingere 50 e devo fare attenzione a non spingere troppo forte. Beh, mangia un altro pezzo di muffin intanto, ora che il cibo c'è a disposizione. Mi ci vuole. Quanto ci hai messo a completare la sfida e poi eri sicuro al 100% di farcela? Ti sei allenato in precedenza in qualche modo specifico o hai improvvisato tutto? Allora no, questo non ho improvvisato tutto quanto, perché sicuramente ad esempio anche 2 settimane fa che ho fatto questo giro fino a San Candido con un mio amico di quasi 400 km, era un allenamento anche per quel genere di cose, e sfortunatamente la mia paura si è concretizzata, nel senso che non sono riuscito a finirlo, a 7000 metri ho dovuto smettere perché effettivamente non ce la facevo più. Più per la testa o per il fisico? No, per il fisico, secondo me è stato un misto di ho mangiato poco, avevo ancora nelle gambe l'avventura di 2 settimane fa di
400 km e questo mi ha sicuramente condizionato. Però è questo il bello, fare le cose quando sei spinti dalla voglia di fare, quando spinti di energie, cioè non pensare devo riposare per arrivare più pronto, con una condizione fisica migliore. Te l'hai fatto perché dal tuo interno avevi voglia di fare questa pazzia e l'hai fatta da un giorno all'altro, diciamo. Esatto, esatto. Io vivo sempre secondo il mantra che chi fa sbaglia, perché effettivamente delle volte non si può sempre avere sotto controllo tutte quante le variabili che ci sono in gioco. In questo caso comunque era veramente complesso, perché avendolo già fatto su salite più dure posso assolutamente dire che era la salita assolutamente non adatta per fare questo genere di cose. Eccoci qua, la salita numero 26. Devo dire che prima ho avuto una bella crisi. Chiaramente ho dovuto rallentare un po', ma in generale non riesco più andare su come prima. Sto sopra i 20-21 minuti, però per ora mi sembra stare su veramente abbastanza bene. Sono 5.300 metri di dislivello, però insomma ho voluto un attimino buttarmi e vedere effettivamente se riuscivo a completare questa sfida qua anche con l'avventura che avevo fatto due settimane fa. Ma hai fatto qualche pausa nel mentre o tutto un fiato? Pensavo di fermarmi ogni circa 3 ore, quindi ogni 3 giri di media. Alla mattina sono venuto a trovarmi vari miei amici, come ad esempio mio cugino. Ciao a tutti, eccoci qua alla 12ª ripetuta con già 2.200 metri di dislivello nelle gambe. Poi dei ragazzi sono venuti a trovarmi e il mio cugino che mi sta facendo le riprese col drone. Quello mi ha galvanizzato molto, perché comunque c'è una persona che ti supporta, che effettivamente magari sta facendo anche qualcosa per te, quindi a me piace veramente molto e mi dà uno stimolo a spingere di più. Forse è stato anche uno dei problemi, chiaramente sto scherzando, però sicuramente quel giro ad esempio è stato uno di quelli più veloce, perché effettivamente sei spronato a fare sempre di più. Anche l'altra volta ricordo che a metà circa sono arrivati dei miei amici con tra l'altro uno che era un under 23, quindi parecchio forte. E ricordo che quel giro lì è stato quello più, forse il più forte in assoluto sulle salite, altre salite incredibile. Ma per il mangiare ti sei portato la pasta in bici come, o alle gare, come ti sei gestito per l'alimentazione? Ho fatto un po' di tutto per il cibo, mi ero preparato 3 etti di pasta in bianco solo con un po' d'olio, dei muffin, dei paninetti con l'uvetta, avevo una banana naturalmente, delle barrette, delle coccoline, delle coca-cole, di tutto insomma. Quindi Giovanni, tra un boccone di muffin e un altro siamo arrivati al termine. L'hai concluso o no questa sfida? Di la verità. No, in realtà non l'ho concluso, perché dopo 12 ore non riuscivo più ad andare avanti. Ho provato a fermarmi a mangiare una pizza, però effettivamente il boost dell'energia durava solo pochissimo tempo e poi si esauriva subito. Quindi ho lasciato lì la sfida dopo 7.000 metri di dislivello, quindi mancavano ancora 9 giri. Possono sembrare pochi, ma in realtà sono tanti. Il maggior problema, come dicevo prima, è la gran distanza che bisognava coprire, 350 km. Questo è tantissimo. Sono ripetuta numero 31 e mi sono fatto portare una bella pizza diavola, non mi è andata a metà. Sto bevendo una Coca-Cola e sto aspettando di rimontare in bici. Non è che ne ho proprio molta voglia, La gamba gira ancora abbastanza bene. Speriamo di resistere per altre 13 volte, perché qua il problema, come dicevo prima, è che sono 350 km. Forse lo rifarò un giorno. Non lo so, consiglia se... qualcuno o no? Allora, sicuramente lo consiglio, ma non su il pendola. Bisogna farlo su una salita, secondo me, che ha percentuale di circa 7-8%. Che così effettivamente si riesce ad andare su anche quando si è un po' morti. Sicuramente secondo me è buono farlo anche su una salita che vale qualcosa per voi. Ad esempio questa salita per me insomma è la salita di casa, del cuore, quindi non potevo esimermi. E anche per noi di Venti del Pendola saresti comunque passato la storia. Però completando la sfida al 100%, magari superando anche 8.848 metri, saresti entrato nell'albo dei re di Venti del Pendola. Ah, è bastato un caffè per questa discussione. Io l'ho finito, te il tuo dolce l'hai finito, il caffè è finito, il caffè. Quindi niente, ci vediamo alla prossima avventura, perché sicuramente questa non mi ha demoralizzato del tutto. Potrei riprovarlo un giorno, magari con una salita diversa, con un obiettivo diverso, però ritroviamoci sempre qua. E mai molar. Ragazzi, se volete raccontarmi anche voi una vostra avventura, una pazza avventura, scrivetemelo nei commenti che ci becchiamo in qualche bar. Ciao a tutti ragazzi, mai molar. Ciao ragazzi, alla prossima.